dare il club per alcolisti, la mia vita è cambiata. Prima avevo sempre in mente l'alcol che ti faceva star male, prevedevo la condizione del tempo, i rapporti con i familiari si stavano deteriorando e la mia salute iniziava a peggiorare. Ora che da diversi anni non faccio più consumo di alcol, posso affermare che la mia vita è cambiata, la mia salute è migliorata, così pure il rapporto con amici o familiari. Ho guadagnato pure in economia, in quanto non ho più quella spesa continua per il vino. Frequentando il club ho trovato nuovi amici che come me hanno intrapreso la strada che allontana dalla dipendenza dell'alcol. Certo, il nostro cammino è ancora lungo e pieno di ostacoli, ma con la nostra forza... Ciao Gianni, allora grazie di avermi invitato a questo evento qui all'auditorium della vostra associazione che si chiama... Chioggia Cavarza. Ecco, intanto insomma è stata una cosa anche un po' commovente perché tutte queste persone che sono venute un po' così a esporsi davanti a tutti per il problema dell'alcol, mi sembra una cosa molto bella. Ci racconti qualcosa di più approfondito in modo sintetico? Sì, l'ACAT è un'associazione che è nata un anno fa dalla scissione dell'ASL 14, prima facciamo parte dell'ACAT 23 e da quest'anno appunto siamo ACAT Chioggia Cavarzere, si occupa di alcolismo, ci troviamo di solito in piccoli gruppi, ognuno gestito da un moderatore che si chiama servitore insegnante, ce ne sono quattro qui a Chioggia e uno a Cavarzere, copriamo il territorio dello S14 attuale senza Piove di Sacco adesso, per cui in questi gruppi ci si ritrova, si discute del problema alcol ma di qualsiasi altra problematica, come succede durante questa manifestazione, ognuno legge il proprio verbale, si fa l'appello, si contano i giorni di astinenza. Scusami se ti interrompo. È solo per l'alcol o anche per qualcos'altro? No, al momento qui si tratta solo alcol, con questo metodo però si sta cercando anche di utilizzarlo per gioco d'azzardo e comunque anche per avvicinare i giovani e giovanissimi che ultimamente stanno utilizzando molto alcol, infatti l'età media dell'utilizzo d'alcol si è abbassata tantissimo. È un grosso problema quello dell'alcolismo? Sì, qui a Chioggia è una grossa piaga perché passare dallo spritz saltuario all'utilizzo costante di alcolici passo molto più breve di quanto si pensi. E quindi praticamente con questi incontri si responsabilizzano queste persone, riescono a essere più determinate a smettere insomma? Sì, noi cerchiamo comunque anche di farci conoscere nel territorio perché non sempre troviamo una conoscenza così approfondita della nostra attività nel territorio. Poi questi gruppi si incontrano una volta a settimana? Una volta a settimana, c'è un gruppo al lunedì, uno al martedì, uno al mercoledì, uno al giovedì. E, mi sembra che siete sia a Chioggia che a Cavarzere. Sì. Qui a Chioggia dove vi trovate? Qui a Chioggia nell'oratorio dei Filippini, pure a Borgo San Giovanni, alla chiesa di San Giovanni Battista o al distretto. Se uno ha bisogno si può mettere in contatto con la USL, come sì. No, può contattare o il CERT o direttamente noi, per esempio Facebook, basta cercare ACAT Chioggia Cavarzere. Se siamo attenti dovremmo essere, diciamo, ricordati. Spero di aver scritto qualcosa di interessante, ora vi saluto il vostro amico Beppe Pacchiani.